altro mercenario slavo. Non perdetelo! Niccolò Polo, il nostro incontro è stato breve, lo so, ma confido che questo codice risponderà alle molte domande che dovete ancora porre. Altair, questo dono è inestimabile. Grazie. Dunque, ora dove andrete? Tornerò a Costantinopoli per un poco. Vi stabilirò una gilda prima di far ritorno a Venezia. Vostro figlio Marco sarà ansioso di udire le strane storie di suo padre. È ancora troppo piccolo per tali storie, ma un giorno non lontano, sì. Padre, un'avanguardia di mongoli è riuscita a passare. Hanno invaso il villaggio. Niccolò, il carico e le provviste vi attendono alle porte del villaggio. Vi accompagneremo là. Grazie, mentore. Pronti con le catapulte, attendete il segnale. State vicini. Muoviamoci. Adesso sono loro in vantaggio, aiuto! Andiamo. Thank you.
Padre, siete ferito? Dammi un istante. La fine di un'epoca. Quando ero molto giovane, ero tanto folle da ritenere che il nostro credo avrebbe messo fine a tutti questi conflitti. Se solo avessi avuto l'umiltà di dire a me stesso: ho visto abbastanza per una vita sola, ho fatto la mia parte. E tuttavia, non c'è gloria maggiore che combattere per trovare la verità. Siamo pronti. Un ultimo favore, Niccolò. Prendete queste e abbiatene cura. Nascondetele se serve. Manufatti? Più o meno. Sono chiavi. Ciascuna contenente un messaggio. Un messaggio per chi? Vorrei saperlo. Claudia, perdona la fretta che traspare dalla mia scrittura. Molte sono le novità e poche quelle buone. Sono a bordo di una nave diretta a Costantinopoli, sulle tracce di un uomo la cui perfidia mi era finora sfuggita. Il principe Ahmed, zio di Solimano, è l'uomo a capo dei Templari qui. È lui l'ideatore della spedizione di Masyaf e non si fermerà davanti a nulla pur di ottenere le chiavi che ora sono tutte nelle mani degli assassini. Che cosa mi trattiene dunque? Perché non porto le chiavi a Masyaf io stesso per farla finita con quelle canaglie? Perché sono stato avventato. Perché i Templari sanno di Sofia e la stanno cercando. Oh, Claudia, se dovesse accaderle qualcosa non potrei mai perdonarmelo. L'ho trascinata in una guerra di cui non sa nulla. E se dovessero farle del male, il peso della colpa sarebbe per me un fardello insopportabile. Cittadini dell'impero e viaggiatori di terre lontane, attenzione! Per ordine dei giannizzeri verranno applicate nuove restrizioni a chiunque entri o esca dalla città. Inoltre si rende noto che una ricompensa di 10.000 acce verrà consegnata a chiunque fornisca informazioni che conducano all'arresto immediato dell'assassino, Ezio Auditore.